Mi trovo con Mauro Biglino, che è uno studioso che è molto presente su internet, su Google, su web, perché ha fatto molto parlare di lui, delle sue ricerche sulle nostre origini, soprattutto sull'origine, diciamo, che vengono descritte nella Bibbia, l'origine della nostra vita e del popolo ebraico in particolare. C'è qualcosa che ci lega a delle origini, diciamo, un po' extraterrestre, no? Come tu dici nei Sì. tuoi libri. E poi l'altra domanda, poi ti faccio parlare. Tu hai pubblicato questi libri i tuoi libri per la casa editrice Paoline, casa editrice cattolica, che hai fatto il traduttore dai libri, diciamo, ebraici, dell'ebraico antico in italiano. Però, man mano che facevi le tue traduzioni, hai visto che c'era qualcosa che in alcune versioni che si trovano in commercio non erano quelle che avevi trovato tu, e per cui hai incominciato con le tue conferenze a diffondere la verità su questa traduzione. Cosa hai trovato delle traduzioni che invece molti non volevano dire, oppure non avevano capito, ecco, Certo, secondo allora me. bisogna ovviamente sintetizzare moltissimo per ovvi Sì, motivi. perché non abbiamo 2 ore. Esattamente, allora il discorso è questo, io ho tradotto per molti anni per conto delle edizioni San Paolo dal codice masoretico di Leningrado e ho fatto le traduzioni letterarie. Le edizioni San Paolo hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente. E nel corso di questi anni io ovviamente facendo la traduzione diretta dal testo ebraico, beh, rilevavo che c'erano tutta una serie di cose che non corrispondevano, secondo me ovviamente, a tutto ciò che ci è stato raccontato. E quindi dal 2010 ho cominciato a scrivere altri libri e in quel momento ovviamente il rapporto di lavoro con Edizioni San Paolo si è interrotto per Cioè, ovvi diciamo, ho detto motivi. Paolina perché gli deve sembrare una casa editrice Sì, comunque ma comunque cattolica. esattamente, esattamente, il rapporto di lavoro si è interrotto, ripeto, per ovvi motivi, perché certamente loro non potevano più avere tra i loro traduttori uno che diceva o scriveva le cose che dico e che scrivo io. Per cui si può anche pensare che prima tu, diciamo così, tra virgolette, in qualche modo faceva passare solo le traduzioni che faceva comodo Beh, al diciamo io Vaticano. come succede con tutte le grandi case editrici, io ovviamente consegnavo le mie traduzioni che passavano al vaglio ovviamente del loro lavoro redazionale e dopodiché loro pubblicavano come peraltro è diritto ed è norma nelle grandi case editrici. Negli altri libri invece con altra casa editrice ovviamente indipendente io lì sono libero e quindi racconto Quindi sei ovviamente ciò libero. che mi pare di rilevare nel testo masoretico. Ecco, sì, per cui in qualche modo, giusto 2 parole in pillole, perché poi tante persone, insomma, andranno poi a vedere su YouTube i tuoi video, che insomma le tue conferenze sono abbastanza conosciute. Però tu dici che noi veniamo in qualche modo dagli Dunque, extraterrestri, no? In in qualche pillole dico modo. questo, che l'Antico Testamento, che è il testo di cui mi occupo, è un libro che non parla di Dio, è un libro che non parla di religione, è un libro che non parla della creazione né della terra né dell'universo, è un libro che ci racconta la storia del rapporto tra un individuo che noi conosciamo con il nome di Yahweh e che è uno di quelli che la Bibbia conosce e conosceva come gli Elohim, che sono un gruppo di individui, ma in carne ed ossa, che sono arrivati qui, la Bibbia non ci dice da dove, che sono quelli che hanno fatto qui tutta una serie di cose, tra le quali quella di formare, cioè nel senso di creare, ma non creare nel senso di creare dal nulla, perché nella Bibbia non c'è il concetto di creazione dal nulla, ma di formare l'uomo e formare l'uomo però attraverso un intervento di ingegneria genetica. Cioè, noi siamo stati, Siamo organismi geneticamente codificati, modificati. però quelli che sono venuti, diciamo, da questi mondi, non aveva la nostra stessa presenza fisica, Erano no? molto simili a noi, tant'è che come dice la Bibbia nel capitolo 6 della Genesi, i loro maschietti si univano come femminucce terrestri e Ecco, per producevano cui figli. Quindi diciamo che la da lì è sonnata, compatibilità. diciamo, una nuova razza, un po' extraterrestre, Esattamente. un po' Quella razza che la terrestre. Bibbia conosce con il nome di Gibborim. Adesso invece un'altra domanda, noi sappiamo, no, che le religioni in qualche modo ci danno, ogni religione ci dà in qualche modo la storia dell'origine del mondo e di come noi siamo venuti sulla terra e chi dobbiamo adorare. Però come lei mi dice che noi veniamo invece da altri mondi e ci sono altre realtà dietro, cosa ne facciamo delle religioni? Sono semplicemente delle leggende?
o delle regole a cui astenersi. Sappiamo che grazie alle religioni nel mondo si fanno le guerre. Esatto. Perché la religione tende a rendere un uomo schiavo di qualcosa, se basta che i soggetti poi immunizzati. Una persona si alza, ma abbiamo anche il nostro Papa, e dice fate eccetera, la gente obbedisce come... Io dico questo, che un conto è il discorso relativo alla fede, che è un tema di cui io non mi occupo nel modo più assoluto, perché la fede riguarda le coscienze individuali. E ognuno fa una sua scelta personale nei confronti, diciamo così, di un Dio. Per quanto riguarda la religione occidentale, la nostra, quella nella quale siamo cresciuti, dico soltanto che è stata costruita a partire da un testo, cioè l'Antico Testamento prima e poi il Nuovo Testamento, ma io però, ripeto, mi occupo dell'Antico Testamento, e quindi è stata costruita a partire da un testo che non parla di Dio. Il termine Elohim, che viene tradotto con Dio e che da plurale è stato trasformato in singolare e che la teologia ha trasformato nell'idea di Dio, è un termine, tra l'altro, il cui significato certo non ce l'ha nessuno al mondo, tant'è che viene tradotto in tanti modi diversi. L'unica cosa che è chiara nell'Antico Testamento è che Elohim non era Dio, ma era un gruppo di individui in carne ed ossa. Yahweh, che è quello che è stato fatto diventare il Dio della religione, non era che uno di loro. Per cui cosa ne facciamo di tutte le religioni che ci sono sul mondo adesso? Come dobbiamo vedere? Allora io direi che è bene quantomeno cominciare a rifletterci, dopodiché che cosa ne facciamo magari è una decisione che prenderanno altri, ma è bene cominciare a rifletterci molto seriamente. Bisogna, insomma, vedere, lei non si è occupata di spiritualità, però magari è meglio che uno si spogli un attimo di questa religione e sicuramente capisce un po' com'è nato, perché alla fine di spirituale, diciamo, potrebbe anche esserci un bel po'. Allora, se lo spirito esiste, se Dio esiste, per fortuna io dico, esistono indipendentemente da ciò che c'è scritto in quel libro. Cioè la loro esistenza non è legata a quel libro, l'esistenza, diciamo così, dei mondi spirituali e di Dio. Io dico per fortuna anche per l'umanità, perché ciò che c'è scritto in quel libro ci porta molto lontano, se lo leggiamo esattamente per come appunto ci è stato lasciato, diciamo così, dagli autori antichi, ci porta molto lontano dal discorso della spiritualità, perché ci racconta una storia molto concreta. Il fatto di, come vediamo adesso, cioè lei parla appunto che ovviamente questi contatti con mondi originari ce l'hanno attraverso, ce l'hanno avuto gli ebrei in qualche modo questa... No, allora, per quanto riguarda la Bibbia sì, però l'Antico Testamento è soltanto uno dei tanti libri che l'umanità ci ha lasciato. E se noi osserviamo e studiamo i racconti dei popoli di tutti i continenti della Terra, ci accorgiamo che in sostanza ci raccontano tutti la stessa storia, cioè la storia di questi figli delle stelle che sono arrivati qui e hanno fatto una serie di cose. Bene, se noi per un attimo riusciamo a sganciarci da ciò che ci è stato insegnato sulla Bibbia, cioè dal fatto che ci è stato detto che la Bibbia è il libro per eccellenza, perché è il libro ispirato da Dio, ecco, se noi riusciamo per un attimo a sganciarci da questo, ci accorgiamo che la Bibbia non fa altro che raccontarci storie che ci raccontano tutti i popoli di tutti i continenti della Terra. Tra l'altro, i racconti della fondazione, quindi per esempio gran parte del libro della Genesi, eccetera, non sono neppure di origine, come dire, palestinese o cananea o ebraica, ma arrivano da altri popoli. Quindi gli ebrei, gli autori ebrei, li hanno presi da altri popoli e li hanno poi ovviamente riadattati. E quindi in realtà siamo all'interno di una storia che l'umanità ci ha raccontato. Perché sappiamo anche nei paesi di Sud America, tipo il Messico, altri paesi, sì. Loro hanno queste teorie, ma loro sono ancora vive, no? Il fatto che sia venuto una scena spaziale ha poi... Allora, se noi leggiamo le storie, diciamo così, dell'India, quindi i cosiddetti testi sacri, quindi dal Mahabharata, i Veda, eccetera, leggiamo gli antichi racconti della cultura cinese, piuttosto che giapponese, piuttosto che delle culture saheliane, quindi diciamo pre-sahariane, quando il Sahara non era ancora un deserto, ma leggiamo gli stessi racconti degli Zulu, piuttosto che gli indiani Hopi, piuttosto che gli Inca, i Maya, gli Aztechi, i Celti, le saghe nordiche, quindi le saghe norrene.
ci raccontano in realtà tutte la stessa storia. Tutte. Quindi se noi per un attimo smettiamo di dire che sono delle favolette, che tutti questi popoli si sono in combinazione inventati tutti allo stesso modo, ma proviamo a fare finta che tutti questi popoli ci abbiano raccontato il ricordo di eventi che veramente si sono verificati, allora forse ci accorgiamo che la verità può essere, per quanto riguarda la storia dell'umanità, assolutamente diversa da quella che ci è stata raccontata fino adesso. Un'altra ultima domanda, non so, ancora un po' polemica. Sappiamo che la Chiesa Cattolica, per imporre il cristianesimo, il cattolicesimo, sono andati poi tutto il mondo con i gesuiti, sappiamo che questo Papa è gesuita, e hanno, non solo hanno imposto il cristianesimo togliendo tutte le religioni insomma, locali dei vari popoli, ma anche, hanno anche preso, razziato tutto ciò che era di sacro in questi posti, i libri sacri, le testimonianze sacre, ovviamente sono tutti quanti in alcuni dei posti, spesso dentro il Vaticano. Sì. Per cui se c'è questa una origine unica di tutte le religioni, potremmo trovare dentro il Vaticano, loro magari hanno questo segreto in mano e grazie a questo segreto loro riescono in qualche modo a dominare il mondo. Io mi permetterei di togliere il magari loro hanno, nel senso che ovviamente non ho la prova provata, ma sono convinto che tutta questa storia loro la conoscano molto bene e diciamo, lasciamo stare l'essere convinto, ma nutro una forte speranza che non passino più tanti anni prima che comincino a raccontarla effettivamente. Sì, però una volta che l'hanno raccontata perderanno il loro potere, perché una volta che non hanno detto... Il problema è che strategicamente... Perché loro non ci dicono niente, ci tengono in ignoranza. Sì, il problema però è che se nel raccontarla si fanno precedere da altre strutture di potere, allora veramente perdono tutto. Se invece decidono, ma perché sono costretti dalla realtà a farlo perché non la si può più tenere nascosta, se invece decidono di essere loro per primi a cominciare a raccontarla, ovviamente dosandola, pezzo per pezzo, beh, allora possono anche mantenere una grossa parte di fedeli, perché ovviamente loro potranno dire: prima non potevamo dire perché l'umanità non era pronta, adesso invece l'umanità è pronta e quindi cominciamo a dirvi che, diciamo, tra Dio e l'umanità nel corso della storia si è inserito uno scalino intermedio, cioè questi individui che sono anche loro figli di Dio, creature di Dio, perché poi, voglio dire, la teologia sa costruire molto bene, e quindi è sufficiente che inseriscano questo gradino. Dio rimane Dio, loro possono continuare a dire di essere gli intermediari tra l'umanità e Dio, ma se non lo fanno loro per primi, allora sì che rischiano di perdere. Oppure se riusciamo a entrare nei sotterranei del Vaticano, sappiamo che dal film Dan Brown non è un'impresa tanto semplice, però se qualcuno riuscisse a entrare nei sotterranei, fare una piccola ricerca, magari potremmo anche saperlo prima. Io spero che qualcuno che ovviamente è più fortunato di me abbia poi questo permesso, perché a me di sicuro non verrà dato. Manca a me. No, ma io dicevo di infilarsi in modo non con i permessi ufficiali. No. Facciamo tutto legalmente. Come Dan Brown, no? Che ha cercato di entrarci poi senza... Facciamo tutto legalmente. Va bene, grazie Mauro Biglino per questa intervista. Grazie.